Visti di residenza e strutture offshore, quello che nessuno ti dice di Dubai, ma che io, dall'alto della mia esperienza, sto per rivelarti tra 2 secondi al di là della sigla. Ciao, sono Luca Tagliaratela e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se non l'hai ancora fatto, ti invito come di consueto a iscriverti al canale per rimanere aggiornato con le ultime novità e a lasciarmi like se ti sarà piaciuto alla fine del video questo contenuto di altissima qualità. Oggi parliamo di 2 argomenti importantissimi e collegati tra di loro e soprattutto andiamo a svelare 2 altarini di cui si sente parlare come rumore di sottofondo, ma sono ingooglabili, puoi scrivere dappertutto, ma le cose che sto per dirti le troverai solo e soltanto all'interno di questo video. E partiamo dalla prima, la più importante: i visti di residenza. Ti dicono che per trasferirti a Dubai sei costretto a incorporare una società nelle free zone. Ebbene, questa cosa non è vera, lo ribadisco, non è assolutamente vera, è soltanto una parte della realtà, è una parte della normativa, è una parte dei visti di residenza che Dubai oggi ti offre, ma non è scritto sul fuoco, il fuoco sulla pietra, non è scritto da nessuna parte che tu sia costretto a incorporare una società nelle free zone, anche perché, e ci sono tornato spesso anche sugli altri canali, ci torniamo anche in altri contenuti, molto spesso per incorporare una società nelle free zone ti chiedono cifre da capogiro, che partono per esempio dai 12, dai 15.000, fino ad arrivare addirittura ai 18, ai 25.000 dollari per singolo anno. È una follia, è una presa per i fondelli, non posso dire culo, altrimenti YouTube mi banna, l'ho detto ovviamente. Quindi devi fare particolarmente attenzione a chi ti dice che l'unica possibilità è un visto business, una business visa. Tra l'altro anche la durata e la composizione, come dire, la disponibilità dei visti sta cambiando e cambia di anno in anno, comunque di 2 anni in 2 anni, cambia la durata, cambiano i requisiti per ottenerli, eccetera, eccetera. Quello che però devi sapere è che esistono una serie di visti numerosa che è bene che il tuo consulente ti consigli e ti enumeri quando si va a fare il calcolo delle probabilità, quando si vanno a valutare i pro e i contro di un trasferimento o di un relocation plan all'interno degli Emirati Arabi. Perché, per esempio, al di là della business visa, potresti ottenere una visa da investitore, per esempio legata all'acquisto di un immobile, e in quel caso comunque avresti un certo numero di anni, che appunto possono variare a seconda delle casistiche, ma non hai necessità di incorporare una società. Ancora esistono, sono anche questi in via di definizione, ma ancora ci sono i visti da freelance che costano molto di meno, e poi c'è un visto su tutti di cui nessuno parla, che è quello del remote worker visa, cioè quello che ti permette di entrare a Dubai con delle strutture che non sono emiratine ma possono essere strutture offshore, cioè società non incorporate all'interno di Dubai. E questo ci porta al secondo punto, quindi facciamo attenzione: quando ci vendono la società a 15.000-20.000 dollari, potresti cavartela con 600 dollari e non lo sai. E chiudo. Quindi passiamo invece a questo punto, al secondo punto, che è strettamente collegato al primo. Dubai potrebbe non funzionare, una società incorporata a Dubai potrebbe fondamentalmente rivelarsi per te una scatola vuota, cioè un contenitore completamente inutilizzabile, che sì, ti darebbe la possibilità comunque di avere una business visa e quindi di permanere all'interno degli Emirati da solo in compagnia a seconda del numero di visa collegate alla incorporazione della società per un certo numero di anni, ma potrebbe rivelarsi completamente inutile o inutilizzabile per la tipologia di business che svolgi, sia per la complessità di collegare conti correnti business offline e online a una società incorporata nelle free zone, e sia perché potrebbe essere molto più intelligente, molto più veloce, molto più valido utilizzare delle strutture offshore. Le strutture offshore sono delle società incorporate fuori dall'Emiro, che potrebbero essere incorporate evidentemente in paesi a tassazione zero, quindi penso alle BVI, British Virgin Islands, penso alle Cayman, penso a Singapore, penso a Hong Kong, penso agli Stati Uniti. Penso anche a Jersey e l'isola di Man, se andiamo a parlare per esempio di protezione della privacy o se andiamo a parlare di
trust company, perché sono diversi i motivi per cui possiamo andare a creare delle strutture offshore. Da una parte potrebbe avere senso unicamente per avere dei conti correnti e dei wallet di pagamento funzionanti, dall'altra parte potrebbe avere senso creare delle strutture offshore per proteggere i nostri asset, i nostri conti correnti ed evitare per esempio che rientrino nella legge della Sharia. Ok, quindi sono tante le considerazioni che vanno fatte all'interno di una relocation o di una pianificazione fiscale. Facciamo quindi attenzione a non affidarci al primo che ci apre la società e non ha nessunissimo background di fiscalità né locale né nazionale, italiana né internazionale, perché rischiamo di farci veramente male. Io sono Luca Taglialatela, ti invito a lasciarmi like se ancora non l'hai fatto. Per dubbi, approfondimenti, clicca il link in descrizione. Noi ci rivediamo nel prossimo video.